Se non si ha la stabilizzazione, ricordiamo che il collega è anche sotto scorta per questa così. Vicenda e per le sue inchieste. Professore, chiedo anche a lei un parere su questo. Allora, l'accordo nasce su una base giuridica debole e ha delle criticità originariamente, nel senso che di fatto è un accordo internazionale, richiedeva articolo 80 Costituzione un passaggio parlamentare. Certo. Però nel diritto esiste anche la fonte necessitata. Non c'erano alternative. In quel momento no. Non c'erano alternative e quindi è probabilmente l'unico tentativo di impostazione politica della crisi libica che è stata fatta in questo paese negli ultimi anni, da quando è scoppiata la primavera araba. Allora, vi mostro intanto il titolo del Messaggero perché è appena arrivato, manovra lite su auto e pensioni, si sceglie di aprire sui temi economici ed è arrivato anche La Repubblica che apre invece sui migranti con un'intervista al Ministro dell'Interno Lamorgese, migranti, le bugie di Salvini. Luciana Lamorgese, ma che invasione, ecco la verità sugli sbarchi, rattristata per il voto sul razzismo, il riferimento è alla Commissione Segre e c'è anche la posizione della senatrice a vita Liliana Segre, stupita dalla destra, non ci si astiene dalla lotta all'antisemitismo, si schiera anche il Papa e poi Conte al Copasir, ingerenze russe in Italia per le elezioni europee. Vedremo questi temi, però volevo mostrarvi queste due prime pagine molto che sono bene arrivate. Ecco, ancora il tema migranti con la posizione della Lamorgese. È cambiata la politica migratoria italiana, secondo lei, nel cambio al vertice del Viminale? Intanto concludiamo un attimo la questione, se le permette, dell'accordo, del memorandum, perché il memorandum è stato quindi stipulato perché non c'era altro da fare, è stato poi bocciato dalla giustizia amministrativa libica sul ricorso di una serie di avvocati e poi ripristinato dalla Corte Costituzionale libica. E adesso è l'unica base che abbiamo e quindi non se ne può fare a meno, magari con qualche revisione e facendo riferimento anche ad alcune parti interne che non sono valorizzate, per esempio si parla di una politica euro-africana ed è possibile anche un coinvolgimento delle ONG e delle Nazioni Unite nel controllo. Sarebbe possibile in questo quadro quello che proponevano dal Partito Democratico, l'istituzione di centri europei per il riconoscimento in loco dei migranti, sarebbe, e quindi corridoi? Sarebbe, non è tecnicamente semplice, ma è anche la base giuridica non è semplicissima, perché bisogna capire poi se c'è un momento di conflitto chi è responsabile. Ecco, se come si fa ad andare a mettere un centro in un paese che poi comunque conserva la sua sovranità? Però esiste la possibilità invece di una presenza delle ONG e delle Nazioni Unite, questo è più facilmente costruibile, ma anche l'altra magari presenta qualche complessità in più, quindi da questo punto di vista non c'è alternativa. Per quanto riguarda il mutamento della politica, della gestione dei flussi migratori, c'è un cambiamento nel senso che il decreto Salvini era un decreto che partiva da una esigenza reale, cioè di una gestione politica e non puramente burocratica dei flussi migratori, cioè non basata solo sul fattore umanitario ma anche sulla gestione dei flussi, e tuttavia era una risposta sbagliata con delle forti criticità dal punto di vista costituzionale. Mi riferisco alla questione per esempio della cittadinanza e altre simili che creavano, altre misure invece erano puramente appunto di carattere politico, non veramente efficaci. Da questo punto di vista staremo a vedere, insomma, è chiaro che siamo appena agli inizi e un banco di prova importante sarà come verrà rinnovato e gestito per l'appunto l'accordo, il memorandum e come verrà gestita la trattativa con gli altri partner europei. Assolutamente, tra l'altro in questa prima pagina che ci ha fatto vedere è interessante che il ministro dell'Interno dia la sua prima intervista da quando si è insediato al Viminale. E teniamo presente che il ministro non ha ancora praticamente fatto neanche grandi interventi in Parlamento, è attesa alla Camera, se non sbaglio, mercoledì, proprio per parlare del memorandum libico. Quindi è interessante che il ministro abbia scelto di anticipare in qualche maniera quello di cui verrà a parlare in Parlamento mercoledì con un'intervista a un quotidiano, quindi sarà interessante leggerla.